Finalmente, fala ragazzi, qua Max, oggi Omegato di Stone al Sole, sono qui a presentare questo mio nuovo video che ragazzi è finalmente un nuovo Pink Pale, perché era da un macello di tempo che non ve ne portavo uno e oggi andrò appunto a portare il Pink Pale non di uno, ma bensì di due giocatori, entrambi transfer e entrambi della stessa squadra. Infatti oggi sono qui a presentarvi il Pink Pale di Falcao del Manchester United, che ho pagato 1.190.000 crediti, e di Di Maria del Manchester United, che ho pagato 217.000 crediti. Quindi entrambi ottimi giocatori. Comunque, prima di iniziare volevo ricordare di passare da FIFA con te se siete interessati a comprare anche di FIFA, e come sempre volevo ringraziare per tutto il supporto che mi state dando. Ho visto che negli ultimi video con i miei piace stiamo tornando, sono veramente felice. E poi, come ultima cosa, vi volevo ricordare di passare dal secondo canale, il link lo troverete ora sullo schermo, poi in alto a sinistra credo, e anche in descrizione. Perché vi dico di passarci? Perché lì ho iniziato a caricare i video non inerenti a FIFA, quindi se qualcuno di voi è interessato a vedere i miei video ma non di FIFA, come quelli, i video di code o cose varie, mi raccomando, lo invito a fare un salto. Se sto parlando in una maniera abbastanza strana perché sono le 11, non dico che mi sono svegliato da poco, ma si sa che per ingranare la marcia al mattino serve un bel po' di tempo. Comunque, come potete vedere, Pink Pale, Falcao più Di Maria, Manchester United, Xbox One. Per partecipare dovete fare le solite cose, ormai lo sapete. Quindi detto questo, andiamo a twittare su Facebook e andiamo appunto ad estrarre quello che sarà il nostro sfidante. Dato che so che non c'è molta gente a quest'ora, andrò ad accettare l'invito dopo Sinless Guide 433. Quindi, eccolo qua, senza neanche vedere, noi schiacciamo sul tasto Xbox e vediamo un po' chi sarà il nostro sfidante. Oh mio Dio! No, sono uscito per sbaglio. Il nostro sfidante è Lorded9964. Non capisco perché abbia una corona. No, magari è un dio di FIFA, è un re di FIFA, vuol dire che sia, che è appunto straforte. Speriamo appunto che non sia così. Comunque, Lorded è il nostro sfidante. Andiamo ad invitarlo, ci si sente appena lui accetta l'invito. Scriviamo stop, dato che ho visto che lui sta arrivando. Quindi, allora, andiamo innanzitutto a togliere questa fastidiosa schermata. E io direi di andargli a vedere la squadra. Maglietta del Galatasaray, abbastanza bella. Andiamo a vedere la squadra. Speriamo appunto che non sia una bestia, come ho già detto. 84. Boia. Aia, Ibrahimovic mi fa stra paura. Depay al Memphis, fortissimo. Lucas Rodriguez, in man of the match. Sarà dura, ragazzi. Sarà dura anche perché io su Xbox One non gioco un po' da un bel po', perché sono tornato un attimo su Xbox 360 per appunto portare video di cordo e cose varie. Comunque cercheremo lo stesso di fare una bella partita. Bene, mi ha già preso palla. Bene, me ne ha già scartati due. E ha già segnato al secondo No, io sapevo che non dovevo giocare. Perché no, infatti dicevo che ho giocato su Xbox 360, ma circa da quando ho fatto il Brutal Challenge che non gioco più su Xbox One. Quindi è un po' duro. Non dovevo giocare subito. Però Trank, PC mod subito. Malapa. Boom. Madonna la parata. Bravi. Bravissimo. Malapa che vede Mesut. Non può aver sbagliato. No dai, iniziamo già così. Oddio, il Memphis quanto è veloce. Quanto è veloce il Memphis. E la mette in mezzo. Dove c'è Ibra? Che segna. 2-0 al 14esimo. Buonissimo. Buonissimo. Sì. Madonna che palle. Ma perché gliela passo? Gesù. Dai Gundogan, ma come stanno giocando i miei? Ibrahimovic che è più veloce delle leggende. 3-0. È salito tre volte. Mamma mia, se sto giocando bene. Al 21esimo perdiamo già 3-0. Questo fa l'esultanza. Piano piano parla per Royce. Royce che l'avrà a mettere in mezzo. Dove non ci arriva nessuno. Bella palla per Marco Royce. Marco Royce. Bella palla per Malapa. Malapa la parata. Dovevo farla la cagna. Porca di quella vacca. Mesut! La parata. Sì. Bella, ancora gliel'ho passata. E il portiere non la prende. Mi sta arando, ma in merito. 4-0. Bella partita.
Devo dire sì, Ibrahimovic ogni volta che va in attacco segna. Io ho avuto due occasioni, ma le ho sprecate perché non volevo fare il gol della bastarda. Mannaggia. Finito primo tempo. Bel primo tempo, davvero. 4-0 non lo prendevo da tempo. Dai, non mi metto a farlo io, lo fa lui. Ma che palle. Fischia, madonna che nervi. Mm. 6-0. Mai più farò un ping pale se almeno non disputo una partita. Non ci giocavo da una settimana. 6-0, bella partita, devo dire. Ma io vi dimostrerò che potrò batterlo, perché gli chiederò un double or nothing. Ebbene sì, glielo chiedo. Oddio, la skill di Radamel. E vai. Palla ancora nostra però. Palla ancora nostra. Dai Marcone. Dai Marcone Royce, che l'andrà a mettere in mezzo. Fai cavo con la rovesciata. Mamma mia Radamel. Radamel non la prende. Madonna che scarso. E c'è gol. Marco Reus. Ci crediamo. Ci crediamo. 6-1. 6-1. Grande. Dai fammi ancora il gol lì. Marco Reus. Dai fammelo. Madonna la parata. Dai che se facciamo un gol al minuto lo recuperiamo. Colpo di testa, parata ancora. Royo li scarta, la mette per Di Maria che non va ancora. Oh, ma me le para tutte. Palla per Ibra. Io, per me segna, poi non lo so. Non è vero. Gundogan la mette in mezzo. Dove c'è Rad? Non ci arriva neanche lui. È finita. 6-1. Va bene, adesso gli chiederò un double or nothing perché non mi è sembrato così forte. Però, cioè, mi ha arato, quindi è forte. Però io facevo veramente schifo, adesso mi sto un attimo riprendendo. Quindi proviamo a chiedergli un double or nothing. Double. Gli abbiamo scritto double or nothing, aspettiamo una sua risposta. Ragazzi, ha scritto sì, quindi andiamo a fare sto double. Quindi, detto questo, ci si sente al prossimo video che sarà domani. Che cos'è il double? Praticamente abbiamo fatto gli stessi tiri in porta, 12 tiri io, 9 lui, 13 lui, 9 lui, però la partita è finita 6-1, che cosa abbastanza strana. Comunque no, e cos'è il double or nothing? Double or nothing è una partita che andremo a disputare. Se lui vincerà gli dovrò dare 2 Falcao del Manchester United e 2 Di Maria del Manchester United. Ma se perderà, lui non ci perderà comunque nulla, perché alla fine nel pick pale lui ci poteva solo vincere. Quindi detto questo, ci si sente al double or nothing.